Benvenuti, siamo con la professoressa Maria Pontillo, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e dirigente psicologo presso l'unità cooperativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Benvenuto, professoressa. Professoressa Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Pontillo, ci spiega cos'è l'ansia? Quando ha una funzione positiva di stimolo, quindi è una risorsa, e quando invece diventa patologia? Io comincerei proprio, Fabio, dall'etimologia della parola ansia. Ansia deriva da angere, stringere, e credo che indichi bene il senso di pressione che vive chi soffre d'ansia. L'ansia è un'emozione a contenuto spiacevole, è un'emozione, insomma, che molto spesso si scatena di fronte a quella che è una minaccia, che può essere reale o una minaccia percepita. L'ansia, però, come dice bene lei nella sua domanda, a volte è una funzione fisiologica, no? Penso per esempio all'ansia che il bambino piccola nei confronti degli oggetti di grande dimensione, o per esempio l'angoscia per l'estraneo che ha il bambino piccolo quando fa fatica a separarsi dai propri genitori. O ancora penso per esempio alla difficoltà di un bambino ad entrare a scuola, l'ansia separazione che durante il primo mese di scuola, soprattutto nel passaggio insomma alla scuola di infanzia, alla scuola elementare, può manifestarsi. Tuttavia, se l'ansia non è transitoria ed esula da quella che è una fase fisiologica di sviluppo, ma persiste e limita il funzionamento di bambini, adolescenti, ma anche giovani adulti, è una condizione patologica. Facciamo un esempio pratico, l'adolescente, e facciamolo rispetto alla scuola. L'adolescente che ha dell'ansia prima di un'interrogazione, prima di un compito in classe, sperimenta uno stato che è fisiologico, no? Quello dell'ansia prestazionale di fronte ad una verifica, di fronte ad un qualcosa da cui scaturirà un voto. Però se l'ansia, nonostante tutto, consente all'adolescente di portare a termine il compito, consente all'adolescente comunque di svolgere l'interrogazione e si esaurisce, finito lo stimolo, il compito di interrogazione, allora quella è un'ansia che rientra in quella che è una fase evolutiva. Se l'adolescente si blocca durante l'interrogazione, sperimenta quello che molti ragazzi mi raccontano, il vuoto, la tabula rasa, la mente come una pagina bianca, quindi è quello che noi definiamo il blocco della parola, non riesce a proferire parole. O durante un compito scritto molti adolescenti si agitano, hanno dei sintomi somatici, tachicardia, sudorazione profusa. Ecco, quelli sono dei segnali di allarme. Quindi l'ansia è un'emozione che fa parte del nostro corredo emotivo, ha una funzione adattiva e fisiologica perché ci spinge, ci motiva rispetto alla prestazione, ma quando è limitante, pervasiva ed è frequente, diciamo in maniera significativa, può essere considerata patologica. Ecco, professoressa, lei, abbiamo parlato di ansia, lei ha accennato anche un po' all'ansia scolastica. Questo per dire che esistono vari tipi di ansia. Molti sono riconosciuti da manuali diagnostici, altri ancora no. Tra questi ultimi c'è l'ansia scolastica, a cui appunto lei faceva riferimento, che non può essere ancora diagnosticata da sola dai professionisti. Ci spiega, lei già ci ha accennato, ma ci spiega meglio che cos'è l'ansia scolastica, come si manifesta e quali altri tipi di ansia si possono manifestare in età evolutiva? Assolutamente. Allora, partiamo proprio dall'ultima parte della sua domanda. In età evolutiva, durante l'infanzia, possiamo avere diversi tipi di ansia. La prima è quella a cui accennavo, l'ansia da separazione, nel momento in cui il bambino entra a scuola. Quindi, in un certo senso, si separa, si svincola da quello che è stato il nucleo primario di accudimento, no? La famiglia, vive il mondo esterno come potenzialmente ansiogeno. Quindi, può avere un'ansia da separazione, che, come dicevamo, se persiste, diventa un disturbo d'ansia da separazione. Ma in età evolutiva, possiamo avere anche il famoso panico, gli attacchi di panico, il fatto che il bambino interpreti determinati sintomi che sono tipici dell'ansia, come un'accelerazione del battito cardiaco o un mal di pancia, come qualcosa di catastrofico, il segnale di una morte imminente, per esempio. Quello è il panico, quando un singolo sintomo che sarebbe tipico di uno stato ansioso viene interpretato dal bambino come indicativo di una morte imminente, di una catastrofe. Un'altra forma d'ansia che hanno i nostri bambini è quella che noi definiamo l'ansia generalizzata, c'è cioè un'ansia pervasiva rispetto alla prestazione. Vogliono essere costantemente bravi a scuola, bravi negli sport, considerati bravi dagli altri, dei buoni figli e vivono in una perenne condizione per
cui il giudizio dell'altro diventa perentorio sulla definizione del sé. Quella è una forma d'ansia generalizzata. Tra disturbi d'ansia, però, noi consideriamo anche, per esempio, il mutismo selettivo, quello che caratterizza alcuni bambini che all'inizio della scuola dell'infanzia hanno un vero e proprio blocco della parola nel contesto scolastico, per esempio, no? In fase un po' più adolescenziale, quello che prevale è il cosiddetto disturbo d'ansia sociale, la paura dell'altro, no? Ed entriamo un pochino ad avvicinarci a quello che è il fenomeno degli hikikomori, per esempio, no? Di quei ragazzi che si chiudono, si ritirano proprio perché il mondo esterno fa paura, genera loro l'ansia. Ecco, quelli che ho citato sono i disturbi d'ansia ufficialmente riconosciuti, come diceva lei Fabio. In realtà esiste questa forma d'ansia, ansia scolastica, oppure potremmo definirla fobia scolare, che consiste proprio in un malessere del bambino e dell'adolescente associato all'ingresso a scuola. Ne soffre una percentuale di bambini e adolescenti, compresa tra il 5 e il 28%, e consiste proprio in una vera e propria paura rispetto all'ingresso e al rimanere a scuola. Essa è una, per esempio, delle principali cause di abbandono scolastico. Vorrei usare questo spazio per ricordare che oggi l'abbandono scolastico in Italia è altissimo, molto più alto delle medie europee. E molto spesso pensiamo, insomma, che dietro ci siano solo fattori ambientali, una carenza educativa, dei fattori familiari, ma molto spesso c'è l'ansia scolastica. Perché l'ansia scolastica, io vorrei che i nostri ascoltatori la considerassero la punta dell'iceberg. Quando un bambino o un adolescente si rifiuta di andare a scuola, non è capriccioso, non è il capriccio di un bambino che per una settimana decide di non andare a scuola o chiede di non andare a scuola perché è turbato, per esempio, dalla malattia del papà o da un trasloco, da un cambiamento. Non è l'adolescente che decide di non andare a scuola perché ha avuto una delusione affettiva tra le prime delusioni affettive. L'ansia scolastica si ha quando questo rifiuto ad andare a scuola è persistente. Sono ragazzi che cominciano a saltare qualche giorno fino a quando sono mesi interi. Io ho visto pazienti che non andavano a scuola da 3 anni, da 2 anni, quindi sto parlando di condizioni importanti e molto spesso dietro queste condizioni ci sono delle condizioni che spesso in evolutiva ci fanno paura ma che dovremmo affrontare, la depressione per esempio, no? I disturbi alimentari, quindi la fatica a farsi vedere dagli altri per esempio anche nel contesto del pasto o anche per esempio l'ansia da prestazione o la psicosi, quindi l'ansia scolastica è sempre la punta di un disagio ancora più importante che chiediamo a genitori, insegnanti, ma anche ai miei colleghi, psicoterapeuti e clinici in generale, di non sottovalutare. Ecco, noi adesso abbiamo definito con lei che cos'è l'ansia, ma perché si diventa ansiosi? Cosa ci porta a questo stato emotivo che può essere anche fortemente invalidante, come ci ha appena detto? Ok, come tutti i disturbi mentali, come tutti i disturbi neuropsichiatrici, dobbiamo considerare l'ansia e il disturbo d'ansia come il frutto di una serie di fattori. Si parla di multifattorialità. Sicuramente un fattore importante è quello genetico. Il fatto di avere un genitore che soffre di un disturbo d'ansia aumenta la probabilità che anche il ragazzo sia portatore di un disturbo d'ansia. Ma dobbiamo fare riferimento anche a, come dire, fattori ambientali, per esempio, il ruolo di eventi di vita stressanti, l'aver perso un genitore in epoca precoce o la malattia di un genitore o ancora l'aver subito un abuso, l'aver subito insomma una condizione di, come dire, anche negligenza per quanto riguarda le cure può sicuramente esporre al rischio di un disturbo d'ansia, così come dei fattori temperamentali. È stato dimostrato che i bambini che nascono, dico nascono perché il temperamento è una disposizione biologica, è un qualcosa con cui nasciamo, che non ci costruiamo. I bambini che nascono con un temperamento inibito, introverso, hanno maggiori probabilità di sviluppare un disturbo d'ansia. Infine, se sto ancora nell'ambito di quella che è la famiglia, lo stile genitoriale. Per esempio, uno stile genitoriale iperprotettivo, ipercontrollante, in cui il genitore va a vicariare l'autonomia del bambino, no? No, non lo sai fare, ti accompagno io, no, non sei in grado, lo faccio io al tuo posto, no? Nel tentativo proprio di proteggere questo bambino da chissà quale pericolo esterno, limita l'autonomia del bambino, il quale si sente di fronte al mondo esterno spaventato. Se lo deve fare mamma a costo mio, io non sono capace. Il messaggio che passa è questo. Quindi le risorse che il bambino sente, per quanto riguarda la possibilità di affrontare le richieste del mondo esterno, sono assolutamente basse. Da lì nasce l'ansia.
Ecco, per chiudere, recentemente da poco è stato pubblicato il suo libro che ha scritto con il professor Vicari, Domani resto a casa. È un libro che parla appunto di ansia. E allora da questo libro ci dà alcuni consigli da dare ad insegnanti e genitori sulla gestione dell'ansia a scuola? Grazie Fabio. Il libro Domani resto a casa vuole essere un libro divulgativo, lo dico subito. È un libro che noi abbiamo scritto non nel tentativo di fornire visioni manualizzate dell'ansia scolastica, ma nel tentativo di arrivare proprio ai genitori, ma anche agli adolescenti. È un libro scritto in collaborazione con la casa editrice Erickson, con gli scrittori della scuola Holden e con, insomma, esperti di illustrazioni grafiche. Ma, diciamo, afferenti alla scuola di Palermo. È un progetto che ha a capo il professor Vicari e che ha come obiettivo quello di divulgare dei messaggi importanti. Per quanto riguarda l'ansia scolastica, i genitori, noi diciamo, non sottovalutate. Quello che è un periodo di discontinuità scolastica, quindi un adolescente o un bambino che chiede spesso di non andare a scuola, è già un campanello d'allarme. Così come un bambino o un adolescente che ha dei sintomi somatici, mal di testa, mal di pancia, prima dell'ingresso a scuola, e una volta rimasto a casa guarisce improvvisamente, così come guarisce improvvisamente nei weekend, deve farvi pensare al fatto che a scuola ci possa essere qualcosa. Considerare anche che i ragazzi che soffrono di ansia scolastica non dormono bene perché il pensiero di doversi recare a scuola è causa di un'ansia anticipatoria che disturba il loro sonno. Sono ragazzi che possono mostrarsi aggressivi qualora si tocchi il tema della scuola, il tema dei compiti, il tema del dover andare a scuola, insomma. E soprattutto bisogna assolutamente considerare che l'ansia scolastica è la prima tappa, se non trattata, di disturbi psichiatrici più importanti. Vi parlavo di depressione, vi parlavo di altri. Cosa può fare un genitore? Sicuramente non giudicare. Se è una delusione, non mi aspettavo che tu facessi questo, non riuscirai a fare niente nella vita se non studi. Ecco, non un giudizio, ma sicuramente una posizione da osservatore e da, come dire, dialogante. Quindi cercare il dialogo con il bambino e cercare di capire cosa può accadere nel contesto scolastico quello turbi, no? Nel libro facciamo riferimento a una ragazza che si chiude e si ritira, ma perché subisce delle gravi forme di bullismo nel contesto scolastico, insomma. Quindi anche riconoscere una ragazza che è provata e che non va a scuola non per capriccio, ma perché è molto provata e molto sofferente. La ragazza in questione era una ragazza molto dimagrita, quindi anche un'alterazione alimentare. Quindi bisogna guardare i figli nel complesso, non semplicemente rispetto a quella punta che non va a scuola. Occupatevi del benessere psicologico e lì troverete sicuramente, insomma, la causa. Se, dico ai genitori, fate fatica a rivolgervi immediatamente ad uno psicologo o a uno psichiatra infantile, pensate alla figura del pediatra, no? Il pediatra è quello che vi ha accompagnato nella crescita del bambino, è stata la figura di riferimento, quella che avete chiamato di fronte ai malanni improvvisi. Ecco, per l'ansia può essere la stessa cosa, chiedere un consulto. Ovviamente se ci sono dei sintomi fisici, il pediatra vi aiuterà ad escludere la causa organica e quindi ad ipotizzare una causa psicogena o psicologica, e sarà il pediatra poi a mandarvi rispetto a delle figure di riferimento che possano essere di fiducia, che possano accogliervi, insomma, ma partite gradualmente, ma partite nell'aiuto dei vostri ragazzi. Grazie professoressa per essere stata con noi. Grazie, grazie Fabio, e grazie a tutti gli ascoltatori.